Posso notare anche quanto ha lievitato questo pane. Allora le dico un po' le tipologie di pane che vendiamo qui. D'accordo, intanto sono contentissima che a qualcuno sia piaciuto così tanto il nostro pane, il nostro forno, da consigliarlo ad altre persone. Per noi è sempre un onore grandissimo, perché anche abbiamo, diciamo, ci distinguiamo, ecco, per certe cose, quindi siamo molto molto contenti. Allora, l'uso esclusivo di pasta madre, quindi di lievito di pasta madre. Non utilizziamo neanche un granello, un grammo di lievito di birra in tutti i nostri pani, in tutte le nostre creazioni, pane, focaccia, dolci, eccetera. Solo lievito pasta madre. Sono farine di una volta, biologiche. Noi ci inteniamo tantissimo a fare un pane che ricordi il pane che si mangiava una volta, il pane che si faceva quando si prendeva la pagnotta, un pezzo di pagnotta lo si metteva da parte per fare il lievito per il giorno dopo. Questo è il tipo di pane, il tipo di sapore a cui aspiriamo e che speriamo lei appunto senta. Esatto, il pane a pasta madre è anche proprio un sapore diverso rispetto al pane con lievito di birra, perché è leggermente più acidulo. Diciamo le proprietà di essere molto più digeribile e anche di arricchirci con dei batteri che ci vanno bene. D'accordo, allora la smetto di parlare. A cosa eri interessato? A dolci, focacce, pagnotte, proprio paoletti. Ok, paoletti. E quindi non qualcosa di classicissimo, tipo semplice semi-integrale o integrale, no? Allora, vediamo di un po' particolare. Possiamo avere il pane alla zucca con semi di zucca, oppure il pane con farina di farro monococco 100%. Questo già interessa di più. Oppure del pane sempre con farina di grano tenero, però con semi misti. Vediamo, con miglio, con farina di segale e avena, con praticamente abbiamo il pane con farina di segale, con noce e curcuma. Per la mattina, vediamo, in realtà per la mattina quello di farro è perfetto, e glielo dico, quello di noce e curcuma sta meglio con il salato, se vuole ovviamente. E per la mattina abbiamo due tipi di pani interessanti, secondo me perfetti, quando si ha anche un po' voglia di dolce, ma e non si vuole, diciamo, prendere qualcosa di troppo pesante. Abbiamo un pane al cioccolato che però contiene dello zucchero, ci mettiamo dello zucchero, quindi una pagnotta con dolce di cioccolato. Possiamo avere il pan frutto. Il pan frutto invece è senza zucchero, abbiamo ad esempio uvetta, albicocche essiccate, nocciole. Ok, allora le faccio vedere il pane di farro, il pane con noce e curcuma e il pan frutto. D'accordo, va bene. Partiamo con quello di farro. Questo è un signor Paoletto, ecco. Le faccio vedere tutti i particolari, è molto bello. Non so, ha il fascino del grano antico.
Glielo faccio vedere da vicino. Esatto, 100% farina di farro. Sento, sì, che profumo. Senta pure il profumo. E le faccio notare anche quando ha lievitato questo pane. Qui c'era lo stampo. E guardi, è lievitato, è diventato il doppio. La lievitazione è lunga e lenta. Naturale, insomma. Si vede anche da qui. Da tutto. Guarda sopra. Certo, gliela posso far assaggiare visto che è la sua prima volta qui. Gliela faccio assaggiare. Magari se vuoi gli faccio assaggiare tutte e tre, uno dopo l'altro, così può decidere meglio. Ok? Allora, poi le faccio vedere il... così le faccio vedere anche l'interno, ecco. Poi le faccio vedere il pane curcuma e noci. Eccolo qui. Questo è un panetto un po' più piccolino, come può notare. Sempre nota l'estrema lievitazione qui. Insomma, è il pane di una volta, bello alto, bello grosso, è perfetto questo da abbinare a un hummus di ceci, a delle creme di verdure, crema di zucca, crema di zucchine, sia d'estate che d'inverno. Vediamo con un po' di guacamole. Questo bauletto è uno di quelli che vanno più a ruba insieme a quello di farro. Sì, adesso le faccio vedere anche poi che si vedono le noci all'interno. Ed è un bellissimo colore giallo curcuma, anche se la curcuma comunque non si sente troppissimo. Però dà un bellissimo colore e un bellissimo aroma, diciamo. Sembra quasi di usare la crosta di una pizza. Glielo dico, spettacolare. Io non le dico che profumino arriva quando mettiamo in forma tutti questi stampi. Il mio lavoro è bellissimo anche solo per questo. Il terzo che le propongo, che le faccio vedere, è il pan frutto. Come vedete, è comunque diverso rispetto agli altri due, è un pane dalla forma un po' più classica ed è passato appunto come un pane un po' dolce, ha presente, è ispirato un po' al pane che si trova in Trentino, ha presente il pane mirtilli rossi e noci, è una cosa simile. Glielo faccio ammirare da vicino. Qui vediamo l'uvetta. Comunque, diciamo che il tipo di farcitura, ecco, è tipo di farcitura predominante. All'interno abbiamo anche albicocche seccate, nocciole tostate e anche prugne seccate. Anche un pochino di gocce di cioccolato per non farci mancare assolutamente.
questo caso è farina semi-integrale di grano tenero e anche farina di segale. Esatto, in questo modo lei comunque sono molto comodi perché potrà variare le farine, ecco, soprattutto con quella di farro, variare le farine nel corso della giornata, il tipo di cereale nel corso della giornata, senza fare particolari sforzi. Questo la mattina, sia così, sia un attimo scaldato con della marmellata, con del burro, con dei burri di frutta secca, o anche semplicemente così nel cappuccino, nel caffè latte, nel tè. Quello che mangia lei la mattina, che beve lei la mattina, è perfetto, una meraviglia. Che profumo, io senza proprio modestia lo dico, che profumo. Io spero riesca a percepire anche tutto l'amore che mettiamo nei nostri prodotti. Ok, vuole vedere anche un po' di focacce, pizze, torte salate, però no. Ok, magari la prossima volta. Adesso glielo taglio e glielo faccio assaggiare, d'accordo? Bene. Semplice. Eccolo qua, nel suo splendore. Come vede? Ricchissimo di noci, fonte di omega 3 e di grassi buoni. Infine il pan frutto. Si sente il profumo di cioccolato, delle nozzole, dell'uvetta. Si è proprio sprigionato il suo profumo quando è stato tagliato. Lo so, è meraviglioso. Comincio a farle assaggiare il pane di farro a lei. Com'è? Bello croccante, esatto, ma morbido all'interno, poi scaldato al fornetto. Il pane, noci e curcuma a lei. Ora mentre lo assaggia, si immagini questo pane anche con un filo d'olio extravergine di oliva di alta qualità, un po' di sale. Una merenda sfiziosissima. Bene. E adesso per finire con il dolce, il pan frutto. Le piacciono tutti
Allora, se vuole cominciare un attimo a prendere confidenza anche su come utilizzarli, eccetera, io le propongo questo. Magari il pane alla curcuma, visto che è un po' più piccolo, posso darglielo tutto, il pane di farro gliele posso tagliare a metà, il pan brutto metà, però mi dica lei. Le piacciono e che lei torni qui per assaggiare anche gli altri, perché dia possibilità anche agli altri. Si fidi, sono tutti buonissimi. No, adesso io prendo, invece c'è la mia collega che pesa ed è anche alla cassa. D'accordo, perfetto. Le auguro una splendida, splendida.